E andiamo ora ad Hong Kong, dove l'Apple Daily, il principale quotidiano di opposizione, è stato costretto a chiudere dopo l'ondata di arresti da parte del governo di Pechino. La corrispondente Giovanna Botteri. La polizia di Hong Kong circonda il tribunale dove si sta svolgendo il primo processo con la legge per la sicurezza nazionale imposta da Pechino. Una svolta per l'ex colonia britannica a cui era stato garantito il mantenimento del diritto inglese nel passaggio alla Cina. E mentre il 24enne, accusato di aver messo in pericolo degli agenti con la sua moto, si dichiarava innocente, veniva arrestato e accusato di sedizione un uomo che aveva esposto alla finestra una bandiera pro-democrazia. Davanti al Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, il Canada, a nome di 40 paesi, denuncia le ripetute violazioni della Cina a Hong Kong e nello Xinjiang. Pechino risponde con una lettera sottoscritta da Corea del Nord, Bielorussia, Siria, Iran, Venezuela e Russia, in cui accusa a sua volta il Canada. Notizie che i lettori di Apple Daily, il grande quotidiano pro-democrazia di Hong Kong, leggeranno domani per l'ultima volta. Dopo gli arresti dell'editore, dei responsabili e questa mattina di un redattore e soprattutto dopo la confisca di tutti i suoi beni, il quotidiano è costretto a chiudere. I giornalisti ora dovranno scegliere se restare fino all'ultimo o dimissionare per tentare di evitare arresto e incriminazioni. Al Quirinale la cerimonia di consegna del